Dal regolamento dei centri di igiene mentale della provincia di Perugia. Articolo 1. L'esperienza dei servizi psichiatrici della provincia di Perugia si è realizzata nella lotta contro l'internamento psichiatrico e contro le istituzioni segreganti. Articolo 2. La salute mentale si tutela non espandendo strutture e servizi psichiatrici, ma trasformando profondamente le condizioni e i significati della vita associata, in modo da realizzare rapporti umani e modelli socio-culturali che pongano il benessere dell'uomo quale valore primo e fondamentale. Si costruisce anche nell'ambito della lotta collettiva e individuale contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e contro tutti quegli ostacoli materiali e culturali che impediscono il pieno e critico dispiegarsi della personalità umana. Che è successo? No, ma lascia stare, per favore. Non c'è nulla. Vado a casa. Io sono pronto. Erano qua che abbiamo registrato. Stanno rendendo il matto dei cittadini del castello, stanno riprendendo. Una cosa popolare umbra, c'è similità alla musica folkloristica umbra? No, l'ho inventata io. E perché lo chiami valzer umbro? Per dare un po' di con di allegria? Sì, alla mia regione. Alla tua regione? Sì. Che è un po' triste la tua regione? No, ma è che più era la vivata e meglio. Senti, e invece per la campagna che noi dobbiamo far vedere, questa campagna, questo isolamento, queste terre deserte, questa povertà, questa miseria, c'hai in mente qualche cosa? Ma credo di sì. Prova un po'. Immagine invece più drammatica sull'ospedale psichiatrico, che cosa pensi? Thank you.
di una rottura improvvisa, allegra, molto, molto violentemente allegra, molto ritmata, molto veloce. Aspetti, Anche questa è tua? Lo invento adesso. L'ho inventato adesso? Io rappresento la troupe cinematografica che ha avuto l'incarico dalla regione Umbria e dalla provincia di Perugia di fare un film sulla situazione del manicomio e dei servizi psichiatrici nella provincia di Perugia. Per fare questo noi chiediamo l'intervento di questa vasta assemblea. Sono presenti amministratori della provincia, amministratori della regione, psichiatri e cittadini comuni che si interessano a questo problema e gli amministratori dei comuni, sindaci e assessori. La giunta provinciale di Perugia è formata dal Partito Comunista e dal Partito Socialista. Bisogna dire che però l'intervento sui servizi psichiatrici è stato concordato con gli altri partiti, con le minoranze, con la Democrazia Cristiana, il Partito Repubblicano, il Partito Socialdemocratico, con l'esclusione del movimento sociale. È iniziato nel 1965 il processo di superamento dell'istituzione del manicomio. Esisteva il manicomio cosiddetto chiuso, con il muro che lo divideva dalla città. Dal 1964 i ricoverati sono calati, e di molto. Nel 64 c'erano circa 1200 ricoverati. Oggi ce ne sono 350. Come si è tentato e come si tenta di superare l'istituto del manicomio? Con l'istituzione dei CIM. CIM significa Centro di Igiene Mentale. E sono decentrati in tutta la provincia di Perugia. Da Perugia a Città della Pieve, a Todi, a Foligno, Assisi, San Sisto, Gubbio, Città di Castello. Vorremmo discutere stamattina sulle vostre impressioni, cioè sulle impressioni che voi avete ricevuto in questo periodo che avete lavorato con noi e frequentato questo lavoro che noi facciamo. C'è un'assemblea di verifica del lavoro. Di verifica del lavoro che voi avete fatto con noi. Noi vorremmo anche discutere poi sull'assemblea però, fatta. Fa parte del lavoro che abbiamo fatto. E ora siamo qui. La domanda che noi ci poniamo è questa: quali sono le cose che voi avete visto venendo da fuori e quindi anche le critiche che voi potete fare? Beh, le critiche le lasciamo dopo, più tardi, cioè, cominciamo a vedere le cose che non abbiamo capito ancora. Ecco, io le cose che noi non abbiamo ancora capito e nemmeno che l'Assemblea non ci ha spiegato è stato come e quando e perché è iniziato il processo all'interno dell'ospedale psichiatrico di Perugia. Il consiglio di amministrazione provinciale si pose questo problema di fare dell'ospedale psichiatrico un ospedale terapeutico e non custodialistico, e quindi di mettere al centro dell'attenzione il malato, i suoi problemi, e non più e non solo, come avveniva precedentemente, il personale, i medici. Ma perché l'amministrazione le è venuta in testa a un certo punto questo? Appunto perché, constatato che di fatto l'ospedale non realizzava una terapia, ma una regressione dei malati, induceva semplicemente una regressione nei malati. Come dappertutto negli altri ospedali dappertutto accade negli altri ospedali psichiatrici. Si trattò di vedere se era possibile ottenere qualche risultato modificando l'interno dell'istituzione. Questo ammassamento di malati era un po' la situazione di una volta, vero? Che... Anzi, era peggiore una volta. Cioè com'era? A un certo momento, una volta, adesso di qui si erano ridotti nei 20, 25, una volta erano 60, 70.
Cioè in un camerone stavano? In un camerone come questo ci stavano 60-70 malati. È una situazione molto peggiore perché, oltre che di qui essere schizofrenici solamente, una volta c'erano anche schizofrenici in mezzo, era una bolgia che non finiva più proprio. A un certo momento quasi prevaleva la ragione del più forte, a un certo momento, anche fra i malati per se stessi. No? Da qui il fatto di legarli, di mettergli le camicie di forza? Una volta dopo quando si agitavano, l'unica cosa possibile era quella di contenerlo, il malato. Prima, quando era tanti anni indietro, su, era chiuso, trovavo il figlio anche legato. Lei lavora? No, non faccio niente, perché ho la bronchite, mi sento male, per chi lavoro, per chi faccio? C'ho sto figlio solo, il signore me l'ha castigato, non vado più manco in chiesa. Non va più nemmeno in chiesa? No. Perché? Non veda come il signore me l'ha mandato questo ragazzo. Sei arrabbiata col signore? Non sono arrabbiata, che ogni tanto la preghierina la dico, ma perciò non... ero tanto affezionata a questo ragazzo, poi vedo. E io ero la testa. A chi? Il babbo non mi parlava più. Chi quando? Parliamo a Pietralunga. No, ti va menato, con la cintura, ti ricordi? No, col ramaiolo, con gli ombro. Cosa è cambiato sostanzialmente da prima ad oggi? La libertà dei malati, dei pazienti, quella molto. Una volta c'erano dei reparti un pochino più aperti, ma c'erano anche reparti chiusi. Prima erano tutti sbaragli, erano tutti chiusi nei cameroni, se usciva a mangiare poi andavamo da letto. E come li curavano? Con le punture. L'elettroshock? L'elettroshock me l'hanno fatte 3 volte, ma ne avevo bisogno, ma me l'hanno fatte. Quando non sta qua dentro bisogna fare. Le camicie di forza? La camicia di forza me la fa, non l'ho messa mai, l'ho messa una volta, mentre il dottore mi prendeva il sangue qua, poi me la tolse subito. E legati al letto? Legati al letto non sono stata mai. Ma gli altri? Gli altri sì, sono morti a letto, sono morti sotto gilet, poi sono andati nei cimiteri, hanno aperto le salme, hanno trovato morti piagati. Sta zitto perché sennò la vela era una. C'è stata un'influenza dell'esperienza di A? Diciamo che l'esperienza, noi stiamo parlando di un periodo di almeno 3 o 4 anni antecedente all'esplosione del problema manicomiale nella prospettiva in cui è stata posta da Basaglia. Allora perché alcuni di voi ci hanno detto che si sono mossi? Ecco, di fatto poi, Basaglia ha avuto una certa influenza in alcuni operatori. C'è stata per un momento l'illusione che il capitalismo avesse in qualche modo corrotto, occultato, riassorbito la capacità della classe operaia di mutare la società. E allora ecco, c'è stato uno spostamento. Il potere eversivo della classe operaia è stato trasferito sul folle. Il folle sembrava l'ultimo testimone della contraddizione sociale. È stato anche abbastanza semplicisticamente, no? Contrapposto il folle alla società. Ha agito però come provocazione. Ha messo al centro della società uno scandalo. Però averlo proposto semplicemente come scandalo, in un qualche modo ha consentito anche di riperpetuarlo come tale. Il gilet, contenzione dei bambini. Praticamente... Bambini di che età? Ma circa dai 8, 7, 8, 9 anni, 10, questa qui. Poi può arrivare a 10 anni, più o meno, a questa età qui. Perché erano pericolosi anche a quell'età, secondo... Secondo loro, cioè, pericolosi, nel senso che il bambino magari era irrequieto. Allora, camicia di forza. Zompava dal letto, o si faceva male, o magari secondo loro fastidiava gli altri ragazzini vicino del letto, e allora si ricorreva alla camicia di forza. Comunque adesso ci sono i psicofarmaci diversi da una volta che non c'erano, insomma. Cioè, lei dice il malato che... è più calmo, ecco, anche per te. Ecco, come spiega questo? Gli altri manicomi invece i malati continuano ad essere legati anche se li danno i psicofarmaci. Io questo non lo so perché non ho girato, io so questo di qui di Perugia perché ha visto, non è vero Maria, adesso ci sono altre cose che... una volta quando è uscito l'Arga, ti è uscito tutti questi affari, voglia se il malato si è calmato, no?
Beh, sì. Sì, ma non è dovuto solo dal farmaco che ha calmato il paziente, è dovuto tutto da una ristruttura moderna, una struttura diversa, che il malato si è sentito più libero, il malato è stato sempre più calmo, perché io sono convinta che se a me mi chiudono per 24 ore soltanto dentro a un camerone chiuso, che dopo una volta ci sono porte, finestre, muri e basta, io comincio a fare matto. O spacco un vetro, o spacco una porta e io sono matta. A quel punto lì mi legano, per forza, no? Perché comincia a fare matto e mi legano. O mi danno la libertà o mi mettono contenuta sul letto. A quei tempi io spalangavo le porte con le zampate. Aveva voglia di... Certo. Per tutti i corridoi non ci si poteva andare a quei tempi e l'ordine erano in quel modo. E io, sa quando è... Pam! La zampata, la porta mi s'apriva e via per il corridoio. Qualcuno ha iniziato questo processo, professor Manuali? È stato lei il protagonista? No, nessuno, non c'è un lei, un voi, un noi, eccetera. Non è stata un'esperienza che è iniziata con un protagonista. I protagonisti reali, il protagonista reale del superamento, della messa in crisi dell'istituto manicomiale come istituto terapeutico, è stato un po' il movimento di tutte le forze politiche avvenute dalla nostra regione. E ha fatto, di fatto, che ha messo il manicomio in una posizione anacronistica rispetto alla maturazione civile che era avvenuta nel resto della provincia. Non è un fatto elitario questa esperienza, non è il risultato di un gruppo di eroici, medici eroici, amministratori che hanno alzato la bandiera della liberazione del malato di mente e l'hanno portata avanti. Tutto quindi in questa esperienza nostra che ha permesso di ridurre posizioni di opposizione a questa linea, ridurla sia tra le forze politiche, ma sia anche nelle organizzazioni sociali, nella scuola, la polizia, la magistratura perugina, una serie, è vero, di articolazioni sociali hanno cambiato atteggiamento. Attenzione però, perché questa unità, che è una convergenza su dei temi di tipo culturale, non è da confondersi con un unanimismo sciocco e superficiale, che peraltro a mio avviso sarebbe stato estremamente deleterio a scoprire ogni giorno il servizio in una forma nuova, a reinventarlo ogni giorno. Il dissenso c'è stato. Probabilmente c'è e probabilmente ci sarà su alcuni temi. Mi pare che un'altra divergenza, di tipo sociologico questo, che è stata di ieri e probabilmente lo è ancora di oggi, nella misura in cui qualcuno afferma ancora queste cose, quello cioè di accettare in forma assiomatica che ci sia una equivalenza, un'equazione, tra la malattia mentale ed il fatto sociale, solo ed esclusivamente. Ecco, sottolineo il solo ed esclusivamente. L'essere malato di mente è il prodotto dell'ingiustizia sociale. Sempre. Sempre dell'ingiustizia sociale. Non esiste un problema biologico organico. Quando il problema biologico e organico esiste, è duplice, allora la domanda si pone in termini diversi. Che cosa fa la società di una persona che trova più difficile realizzare se stesso? Cioè, quello che mi chiedo io non è tanto le caratteristiche di quello che potremmo con una parola sola chiamare handicappato, ma quello che fa la società dell'handicappato. Che cosa fa la società per lui? Quindi la domanda è sempre una domanda che va rivolta alla società, non all'individualità biologica del soggetto. È una realtà accertata che questo problema si è avviato a soluzione non per volontà univoca e totale di tutte le forze politiche presenti al Consiglio provinciale. All'inizio, diciamo, le perplessità erano presenti all'interno delle varie forze politiche, siano esse di maggioranza, siano esse di minoranza. E il fatto che ha innescato questa, diciamo, impostazione nuova nel campo psichiatrico è dovuto, a nostro giudizio, soprattutto a una felice coincidenza. Da una parte le forze sanitarie e mediche, che erano
sensibili ed aperte su questo problema, sia una presa di coscienza da parte delle forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza, sotto la spinta soprattutto della popolazione, ad impostare e ad avviare questo nuovo discorso. E la dimostrazione più vera di questo dato fondamentale deriva dal fatto che questo problema è andato avanti e si sta risolvendo sempre di più mano a mano che aumenta la partecipazione della popolazione della nostra regione. Sta parola manicomio da me personalmente talmente odioso, quindi è un ammalato come gli altri e verrà curato come gli altri, secondo me. Lei è d'accordo? Senz'altro. Perché? Perché hanno bisogno di rinserirsi, no? Non è meglio tenerli chiusi? No, perché, scusi, se a un certo punto sono quasi normali, possono vivere benissimo una vita come noi. Il cittadino di oggi ha fatto progresso e li devono curare e devono stare in mezzo alla società. È finito. L'ultimo caso che hanno fatto, che l'hanno messo all'ospedale giudiziario, che fine ha fatto quello sul letto di come si chiama? Di contenzione. Di contenzione, perché? E ha parlato tutta la televisione, scusi. Quello è stato un caso scabroso. Io devo passare, pensa a me. Hai ragione. Ma comunque non sono successi incidenti che a Perugia. Io non ho mai sentito dire niente. Lei non ha paura, insomma. Io no. Il processo ha investito in un primo momento l'istituzione, sì, cioè la struttura dello spedale. È stato un discorso che è iniziato come discorso interno. Tant'è vero che in sede di amministrazione provinciale, per un certo periodo, fu chiamato come un periodo di razionalizzazione del servizio. Però l'oggetto, diciamo così, del nostro intervento non è stato quello di rendere libero il malato che prima era incatenato all'interno dell'istituzione. Se noi dovessimo ridurre il problema semplicemente al fatto di togliere le catene, di abbattere i muri, eccetera, sarebbe un'operazione estremamente semplicistica. Estremamente? Semplicistica. Il problema è un altro. Il problema è di riorganizzare l'esperienza di queste persone. Dovrebbe uscire, ma non c'è nessuno che la riprende. Solo per suo padre era un gran mascalzone. Il nome? Cancellieri? Cancellieri? No, paura. E qui com'era una volta? C'era un reticolato, mentre invece adesso è un po' più libero. Il reticolato dov'era? Era qui intorno, qui agli alberi, insomma. C'era reticolato. E qui si andava a spasso, qui in mezzo. C'era un infermiere di guardia. Quella cosa è Perugia? Sì, è Perugia, è San Domenico e Porta San Pietro. E là? È San Domenico quello. Uguale. Mia madre è una gran mascalzona. Adesso dove deve andare? Io? Sì. Vado al centro. A fare cosa? Così, un po' a spasso. Diretto, senza lavoro. La vita senza un lavoro non ha uno scopo, mi sembra così. Insomma, un lavoro non ci vorrebbe, ma non si riesce a trovarlo. C'è molta disoccupazione qui? Insomma. A Perugia? Figuriamoci poi quando, no? Ad esempio, si presenta una certa situazione che le imprese generalmente chiedono informazioni e crea degli ostacoli, questo. Sì. La Virginia credo che lo sa, insomma. Ma Rosati chi è? È un operatore del CIMC. Che fanno gli operatori del CIMC? Assistono gli ex malati, così. Abbiamo iniziato nel 70 a assistere i pazienti all'esterno. Ci veniamo se ci chiamano, se hanno bisogno, o vengono loro. Non è che ci abbiamo rapporti frequenti. Cioè, come tendenza voi cercate di staccarvi sempre di più da loro? Sì, proprio perché loro già hanno acquisito una certa libertà all'esterno, una certa autonomia che la nostra presenza non è più tanto valida qui, insomma. Usate dei farmaci, psicofarmaci, medicine? Sì. Ma mica tanto. Prendo un Melli la sera e un Trilafol la mattina. Cosa sono? Calmanti? Antidepressivi? Rilassanti, distensi. Che problemi ha affrontato, dovuto affrontare quando è uscita dall'ospedale? Quando sono uscita mi sono trovata un po' disorientata, diciamo, del mondo, perché di quegli anni che ho fatto chiusi, capito, proprio era per me un orrore, infatti ho passato dei giorni piangendo, infatti andavo giù i primi giorni, perché mi pareva, insomma, di non farcela, ma poi piano piano mi ci sono ambientata nuovamente alla vita del mondo, come... C'è un fidanzato? No. Ma avuto? L'ho avuto.
Quando l'ha lasciato? L'anno scorso, mi dovevo sposare e poi mi sono lasciata. Perché? Fatti un po' privati. Capito? Tutti quegli anni di ospedale che ho fatto, mentre invece potevo come formarmi una famiglia, come oggi anche avere una, insomma, un posto, non so, qualche cosa, un'attività, ecco, in breve parole. Un'occupazione, invece, mentre oggi mi trovo così, abbandonata, ma con ciò io non me lamento, perché c'è quel vecchio proverbio, sempre dopo accontentiamoci di ciò. Che malattia aveva? Esaurimento, mangiavo, non dormivo, studiavo troppo, andavo molto bene a filosofia, pensavo tutti i nove. E questo c'erano in molti l'esaurimento, mica vanno però a finire nell'ospedale. Io sono finita invece. E perché? Si è fatta la scoperta che in definitiva non si finiva l'ospedale psichiatrico per una fatalità, perché ad un certo momento nella storia di un individuo scoppiava la follia come può scoppiare, non so, un morbillo, ecco. Ma si è visto che l'ospedale psichiatrico era strettamente connesso con le vicende profonde che si verificano al di fuori delle sue mura, cioè nella vita sociale. Non era più necessario soltanto gettare all'esterno il ricoverato nel momento in cui il ricovero avveniva, era necessario impedire il ricovero. E questo era possibile soltanto se c'erano delle persone che sapevano quello che avveniva ed erano in grado di intervenire attivamente. Quindi gli stessi operatori che inizialmente lavoravano solo dentro l'ospedale furono scaraventati all'esterno. E in tutte queste città che costituiscono adesso i punti di riferimento dei centri di igiene mentale, che sono 10 attualmente, no? Per capire che cos'è un CIM bisogna proprio cogliere questo momento di partenza, no? Questa motivazione che ha portato al di fuori dell'ospedale l'assistenza psichiatrica. Cioè noi diciamo che un CIM è uno strumento migliore, più idoneo per analizzare i bisogni delle popolazioni in ordine alle situazioni psichiatriche, per dare delle risposte più adeguate. Ah, la right, ecco, parte lì, a quella giù. Cioè il primo piano? Sì. Quante stanze sono? Sono tre, sette. E aspetta, questa stanza qui cosa c'è? C'è tre letti. E quanti siete qui nel gruppo famiglia? In sette. In sette? Io sì. Lei lavora? Oui, oui. Si volti un po', che la macchina è di là. Sì, lavoro, sì. Poi lavoro. Che lavoro fa? Lavoro al cantiere. Senta, lei quanti anni è stato ricoverato? 11 anni. Qui in questa casa da quanto tempo sta? Due anni. Non quanto? Sono dal 73. Due anni? No. Sono 74. No, 72, 73. E come sta qui? Ottima salute. Lei è stata ricoverata in ospedale psichiatrico? Sequestro di persona. Sì, è seguita dal CIM e qualche volta va al CIM a prendere della terapia e... Io la terapia? Io non mi ho fatto terapia in nessun modo. Neanche a Firenze quando mi ha fatto sequestro di persona buttavo via le medicine. Qui c'è un contrasto tra di voi. C'è, ma non lo saprà, che ne so io, ora di modo suo. Io non mi curo perché non sono ammalata. Mi sono ammalata di fegato, sì, da quando me l'hanno fatto, ma non ha a che fare con la psiche. Del 45 o del 48 o del 50, così, dopo la guerra con gli Stati Uniti d'America. È stato ricoverato dopo la guerra? Sì. Perché? Perché avevano vinto gli Stati Uniti d'America. Hanno ripreso rapporti con la gente? Sì, sì, hanno ripreso rapporti con la gente e sono... E anche la gente stessa, la popolazione li vede di buon occhio, li accoglie ben volentieri. C'è qualcuno che lavora? C'è Marcello che lavora, fa il saldatore. Questa cos'è, la macchina per saldare? Questa sì, è una fabbrica di Bologna, questa. Ed è sua questa? Sì, adesso sì. La macchina ce l'ha comprata lei? Sì. Con i suoi soldi? Sì. Lei è stato in ospedale? Sì, io sono stato portato, non che ci sono andato, no, io non ci andavo, non c'ero. E fa durante il giorno? Niente, uno di... ha fatto tre letti, ha avuto anche la donna, spazzava, fa le faccende, asciugare i piatti, sparecchiare. Poi esce? Qualche volta esco, sì. Cosa fa fuori? Niente, uno di... vado un po' a spasso, sono stato al cinema 4-5 domeniche. Domenica non ci sono andato, mi è andata oggi, non ci vado più.
per il momento, voglio dire, in seguito non saprei, se mi ha piaciuto di riandarci, guarda, se no no. Ha degli amici? No, no, ce l'ho l'amici Castelli. Beh, amici, quando la gente rispetta, lui amici sono, sarebbero tutti, quando rispettano. Però anche lui non deve dire che siamo ritornati un pochino elevati, perché andare fuori, girare come le pecore, sa, le pecore le mandano nel campo e quando è ora le ritornano dentro. Ora loro ritornano da loro, ma è poco, troppo poco per me, perché nella società, nel bar, nel caffè, nella partita, insomma, nella passeggiata insieme non c'è, allora vuol dire c'è troppa differenza, io non so davvero ora da che ne dipenda, insomma con un'altra persona non c'è conversazione e allora è un po' poco, capito? Cioè siete ancora isolati? Io per me sì. Comunque rispetto alla prima, rispetto a come stavano prima, il miglioramento secondo me c'è stato netto. Cioè quando un malato esce dal manicomio dove deve essere messo? Deve essere messo nella sua realtà, nella realtà che gli consente, diciamo così, che è direttamente proporzionale al suo grado di autonomia. Io credo che il problema sia questo, cioè lo spostare la situazione da un livello di morte, qual è l'ospedale psichiatrico, a un livello di possibile, futuribile, se vogliamo, dialettica, qual è la realtà. Ora, se la realtà è stagnante, probabilmente la loro realtà sarà stagnante. Io non credo che in quel quartiere molte persone soffrano più di loro o meno di loro. Quello è un quartiere fatto da gente che è immigrata a Cittadello dalle montagne, no? Gente che sperava, come loro, andando in altre province, di trovare un lavoro migliore e si è ritrovata in case vecchie, abbandonate, no? E che soffre perché la sera non sa quello che mangerà a pranzo il giorno dopo e viceversa. Loro sanno che quello che mangeranno, però soffrono lo stesso perché poi non hanno una sicurezza per il futuro. Il manicomio gliela dava questa sicurezza, no? Lì non ce l'hanno più, ma sono uguali agli altri vicino e hanno una carta d'identità. Dove c'è scritto che abitano in una casa e non abitano al manicomio? C'è una voce critica che vuole parlare di alcuni ricoverati che, lasciati al loro così andare, si sono poi ritrovati in una tomba. Vorrei sapere. Cosa vuol dire? Si sono suicidati? Si sono suicidati, sì. Si sono suicidati? Sì. Se noi sappiamo che non è pericoloso, come quelli del gym, quelli degli ospedali psichiatrici ammettono che non è malato né per gli altri, come avvengono questi fatti? La percentuale di suicidi nelle carceri, dove la sorveglianza è il compito principale e forse esclusivo purtroppo, e nei manicomi chiusi, non è inferiore a quella che si verifica allorché si ha una liberalizzazione. È vero che qualche volta, quando la stampa o l'opinione pubblica prende di mira una certa situazione, allora valorizza, purtroppo, il termine è impiegato male, quei casi dolorosi, perché li strumentalizza? Mentre casi analoghi vengono citati semplicemente sotto forma di un necrologio o come una notizietta in una delle ultime pagine. Direi al limite che il malato di mente è meno pericoloso del normale, perché il normale delinque talvolta perché non sono soddisfatti dei bisogni, diciamo così, estremamente futili, mentre invece il malato, se delinque, delinque perché sono in gioco quei bisogni fondamentali per la sua esistenza. Lei si era sposata in ospedale? Sì. Con chi? Con un ospite dell'ospedale psichiatrico, Giovagnoni. Che stava in ospedale da quanto tempo? Erano parecchi anni, a me fu detto. Anzi, da lui, che andava e veniva perché era, diciamo, affetto dal piccolo male. Anche come lavoro, lì ha continuato. Cioè, dopo che era uscito? Sì. Ha continuato a lavorare, sì, nell'ospedale? Sì, assunto dall'amministrazione provinciale di Perugia e ha lavorato nella segreteria. E vivevate insieme, naturalmente? Voleva una donna per lui, la casa funzionale, la sua piccola casa, per lui. La sua casa, la sua donna. Ma lei, Rosa Maria, non basta. Cioè, che cosa è successo, Teresa? Senta, glielo sto dicendo. Cioè, il quadro clinico non era vero, non era accentuato in quanto dalla malattia, ma dal ritrovare quelle barriere. Lui le ha sentite, quelle barriere.
anche la società. Non voglio condannare nessuno. Crea intorno sia al malato mentale e sia al malato fisico, perché lui anche strutturalmente portava addosso un'alta croce, aveva una paresi di una mano e di un braccio. E ogni giorno si sentiva di più escluso. Come morto? Ha scelto una morte bene, solo perché voleva essere sicuro d'andar via. Secondo me, non è così. No, secondo me, si è bruciato vivo. Non voleva dar più fastidio a nessuno. Tanta gente può domandarsi, dopo la sua testimonianza, sì, se continuava a rimanere dentro l'ospedale, non si sarebbe ammazzato. Ecco, questa è la mia risposta. Fosse stato dentro, secondo me, per cognizione di causa, sono più morti di quel che è mio marito oggi in realtà, come morte. Lei va in giro nei psichiatrici e vede concretamente come sono pericolosi, cioè vede quanta gente morta c'è negli ospedali psichiatrici. Un tipo di morte che non risulta dai certificati, non risulta in comune, però sono persone morte. Violenza chiama violenza. Quando il malato, chiamiamolo così, il ricoverato, agiva con atti di violenza, di solito era perché subiva una certa provocazione e l'ambiente reagiva a sua volta con la violenza, e le istituzioni manicomiali erano, e in gran parte d'Italia tuttora sono, violente anche in senso fisico. Che ha fatto molto scalpore anche qui. Ti ricordi quel ragazzo, no? Nel periodo d'oro dell'ospedale, no? In cui noi credevamo veramente che l'ospedale potesse servire a qualche cosa, potesse aiutare la gente, potesse la comunità terapeutica, o come vogliamo chiamarla, aiutare a crescere, a diventare autonoma. Per esempio, c'era un ragazzo che aveva una serie di difficoltà interpersonali, una serie di problemi in casa, e noi favorimmo il ricovero di questo ragazzo. Questo arrivò in ospedale e nella notte si impiccò. E noi rimanemmo male, non solo per la gravità del fatto, ma anche perché era per noi incomprensibile. Poi, ricostruendo un pochettino le cose, la madre di questo ragazzo, dopo qualche giorno, ci disse: beh, lui mi ha detto, tempo fa, mi ha detto che se noi lo facevamo ricoverare, lui si sarebbe ammazzato. Ora, evidentemente esisteva una logica anche in questo gesto. Ecco, cos'è che è pericoloso? In quel caso è stato pericoloso l'ospedale psichiatrico. Perché non lavora? Perché non sto troppo bene fisicamente, bevo un po' troppo, traffico con disordine. Io alla mattina anche adesso ho una barca del vomito che mi porta via, ma specialmente quando fumetto una mezza sigaretta. Non si sente più bene? Alla mattina e qualche volta sputo anche sangue, sputo del vomito. Lei li conosce tutti questi, sì? Questo qui, sì, questo, quello che pulisce i cavalli, sì. Chi è? Pacchino, no? Era prima, c'era tutti insieme, laggiù al ricovero, adesso hanno partiti. Quello al palo? Speranzioso? Anche lui, prima era laggiù, c'era tutti insieme, e dopo, adesso che l'hanno, si hanno spartito. State bene insieme? Si sta bene, io. Insomma, il dighetto. Come? Insomma, il dighetto.
Il gruppo famiglia è autonomo dal punto di vista psichiatrico, cioè non ha operatori psichiatrici. Non è gestito direttamente da nessun operatore psichiatrico. In ospedale erano gravi e qui sì. Non lo sono più. Dunque, in un paio di casi un nettissimo miglioramento che ci ha sorpreso. Cioè, tutti i media hanno una trentina d'anni di ricovero sulle spalle. Cioè il massimo ce n'ha 50 anni, una donna c'ha 5 ricovero, il minimo sono 10 anni. In realtà i malati migliori non hanno voluto lasciare l'ospedale, i malati migliori di questa zona, perché facendo parte ormai di quello status di privilegiati, no, che noi tutti conosciamo, che esistono gli ospedali psichiatrici, hanno preferito conservare quello status piuttosto che imbarcarsi in un'esperienza molto più difficile. Io ci vado fuori, ma voglio un quartierino proprio per me sola, dopo io ci metto chi mi pare da me. Devono pagare l'affitto e 200.000 lire pulite al mese. E in società con altre mattarelle peggio di me, per carità la vita. Cioè in quei gruppi famiglia non ci andrebbe? No, cocco mio, meglio un'impiccata su una pianta che andare lì. Anche questi sono stati mandati fuori a calci, vero Bianchini? Bianchini per esempio non lo sapeva, non voleva venirci affatto. E adesso invece si trova bene? È molto, è una carpaccia. È diverso che nel manicomio. Sì, sì, molto. Senta, e come vivono? Questa è proprietà della provincia. In passato è stata una caserma di carabinieri. Con che soldi vivono? Loro vivono con un sussidio della provincia di 50.000 lire al mese, a testa. Quindi 8 per 5 fa 40, 400.000 lire al mese per 8? Sì. E poi quasi tutti hanno la loro pensione, o di invalidità o di anzianità. La prospettiva è la creazione di molti di questi gruppi di famiglia in tutta la provincia, in modo che i malati possano anche tornare vicino ai loro luoghi di origine. Sì, perché molti di questi hanno ritrovato parenti, conoscenti, amici, hanno stabilito un minimo anche dopo tanti anni di tessuto familiare, insomma. Lavo le teste. Lava le teste. Sì, mi passo i becchetti. Sai come rovina le teste? No, non è vero. Lo dice lei, non è vero, lavo bene. E lei che fa da mangiare, vero? No, beh, intervengo. Come? No, noi l'abbiamo visto. Subentra qualche cosa, ma meno non è complessivo. Sì, è un intervenire, vero? Ma gli uomini non si fanno da mangiare? Bianchini. Oh sì, c'è tutta la volontà di meno di quello. tutto slogato, sento. Come slogato? Cammina a passetti corti, non molto, non bisogna, bisogna che non corre per affatto. Ma per far da mangiare non occorre far passi lunghi, no? Ah, lo so, ma eppure. Lui sta lì sempre, che è slogato, no? Che non può qua, che qua, dico, ma tu stai bene, tu stai bene. Venga qui Bianchini. Non è un'impressione questa. No, non è vero che l'impressione, perché l'ho vista ballare l'altro ieri, l'ho vista ballare l'altro ieri, faceva la danza, dico allora non è vero che sei tutto slogato. Un po' posso ballare, certo. Ah, beh. Che discorsi, ma... Lei conosce anche Cogliano? Sì, ma gli altri sono più severi, insomma, meno in comunità, vero? Questo invece è tutta una famiglia, insomma, fra di noi, parla di politica, si intende di tutto, insomma, basta. Beh, io c'ho un po' nostalgia dell'ospedale psichiatrico, mi si trovava più volentieri. Ah sì? Sì, più sicuro stavo. Sì, si sentiva più sicuro? Sì, sì. Perché questo? Perché... No, a me mi toccava nessuno. Ah, lo so. Mi ammiravano tutti. Speriamo. Stavo più tranquillo, più in compagnia, più... Come fa a metterli fuori? Che cosa fanno sta gente fuori? C'è tanta gente uscita che adesso sta per esempio... Stanno bene secondo lei? La terapia non è una proposta di felicità, ma è una proposta di realtà. È una proposta di realtà. E quindi essendo una proposta di realtà, noi per questi soggetti non possiamo se non organizzare un modello di vita o di modelli di vita così come sono i modelli di vita delle persone simili a loro. Dopo tutti questi anni qui, per riprendere una vita fuori, e non è tanto facile, una persona che è stata tanti anni qui, voi vi credete che sono tutte rose e fiori? Per me tutte spine invece. Al terrore legittimo di dover affrontare in una situazione nuova una città sconosciuta e difficilmente conoscibile perché mancano i mezzi,
Ecco il problema di organizzare la loro esperienza. Che cosa bisognerebbe fare per l'Amazzi? Innanzitutto insegnarli a leggere e scrivere. Come sarebbe necessario insegnare a leggere e scrivere a tutta quella fascia analfabeti che esiste nella nostra provincia, che non è solo l'Amazzi perché è stata dentro l'ospedale. Esiste anche l'analfabetismo di ritorno o primario, anche fuori dell'ospedale. Quindi l'Amazzi adesso fa tutte queste storie, ma fa tutte queste storie per una sola ragione, per un'unica ragione, che purtroppo ancora non abbiamo i mezzi finanziari, amministrativi, eccetera, per organizzare per l'Amazzi un tipo di esperienza diversa, fuori dell'ospedale. Ma se voi tornerete qui fra 7-8 mesi, l'Amazzi la trovate fuori dell'ospedale. Non che lo voglia o no? Non in una casa da sola con 200.000 lire. No, sicuramente no. E la troverete fuori. Ma dico, la troverete fuori, che lo voglia o no? Con la cassa oppure? Con la casa. No, con la cassa da morto. Non cassa. Con la cassa da morto no? No, no, in con casa. In casa, con chi? Da sola o da con sola. Altri? Ecco, da sola. Che bella vita, da sola. Come se lei riuscisse con un bel frego, più giovane di me, mica male. Perché non se lo trova? Perché non lo voglio. Non lo voglio, ma sto bene a quest'età. Non smettetela voi gli altri che ve le do io, altro volete ridere su me, ma... Quindi lo squallore che voi avete notato nei gruppi famiglia è lo stesso squallore che avete visto a casa di Bartolini. Ma l'avete vista la famiglia di Bartolini quando pranza? Quanto è più squalida, senza magari la tovaglia, quanto è più squalida la casa coi centrini fatti coi giornali, col pentolino di fagioli che bolle vicino al fuoco, che non si sente, che nessuno parla, nessuno dice una parola, si sente solo il rumore della pentola dei fagioli. Questa è la realtà, non è squallido l'appartamento, è squallida la realtà. È squallida la realtà in cui è costretta a vivere la gente. L'unico modo di fare qualcosa di positivo per i nostri malati è di congiungere questi squallori, di farne uno squallore unico, quindi una proposta di trasformazione sociale unica. Piangi. Come? Si mette a piangere le giornate intere. Piange molto. Alla notte non dorme. Di giorno riesce a dormire? Pochino, già. Secondo il giorno. Dorme, se sta peggio. Esatto. Che cosa si sente, Giovanni? Non ne so manch'io. Ne viene da piangere così? Sì. Mi piaceva ballare, mi piaceva andare a giocare con gli altri, con i compagni. E allegro un bel po', e adesso niente, non gli fa più niente. Ma perché pensa che sia così? Io perché penso? Penso che sta bene, ma mica lo so. Ma cosa gli è successo secondo lei? Che gli devo dire? Che lui sta cadendo così di morale. E non gli piace più nessun divertimento, gli fa il bene. Non siamo accorti che abbia avuto nessuna cosa. È successo qualche cosa, un fatto, un avvenimento? No. C'è pochissima gente intorno. Di questo non c'è più nessuno. Come? Di questo non c'è più nessuno. Perché sono andati via? L'ha spopolato. Come? La situazione è andato giù in città, no? Nel basso, non la situazione delle persone che è stato così, lo sbandamento. È stato... Non c'è stato un miglioramento da quando è iniziato ad andare al CIM? Sì, vuol dire, il miglioramento c'ha dei giorni che ce l'ha, ma dopo però ricade. Ricade sempre. Non è che è stabilito mai. 1, 2, 3, 4 con la dito. E poi basta. E 5 con noi. Puoi spiegarmi che cos'è Bartolini? Nella psichiatria classica viene chiamata una sindrome depressiva. Lui ci ha detto che piange. Ma mica sempre. E poi dovrà capitare, aveva avuto ogni... una volta ogni 3-4 mesi, ogni 2 mesi. Giovanni ha anche altri sintomi abbastanza gravi. Secondo il linguaggio della psichiatria classica, questi sintomi vengono definiti come delirio di rovina. Delirio di rovina. Praticamente questo succede quando una persona rimane completamente chiusa e non trova una via d'uscita. Forse una delle poche vie d'uscita che può trovare è quella di uccidersi. Infatti è una situazione estremamente pericolosa. Ma questo ci ha pensato Giovanni? Da uccidermi? Ma questi colloqui avvengono di frequente tra di voi?
Sono circa 4-5 mesi che abbiamo pensato innanzitutto che era opportuno togliere Giovanni dal proprio ambiente. Cioè dalla campagna? Dalla campagna e soprattutto dalla propria famiglia. Perché? La famiglia contadina è tipicamente una struttura molto rigida, organizzata secondo una gerarchia ferrea in cui il padre, il vecchio della casa, ha il potere e la conoscenza e i figli praticamente sono sottoposti in tutto a questo fatto, cioè difficilmente riescono a prendere delle decisioni. Chiaramente i bisogni di questi figli sarebbero diversi, sarebbero per esempio quelli di una partecipazione alla conduzione dell'azienda agricola, per esempio. Solo che questa è una caratteristica comune a tutte le subculture, cioè la loro impermeabilità, la loro pochissima tendenza alla trasformazione. Cosa fanno per aiutarlo? Fanno del tutto. E cosa, per esempio? Mi dicono sta contento, mangia, quell'altro, per varie cose. Tiriamo un po' le conclusioni su Giovanni. Il discorso necessariamente deve superare il sintomo psichiatrico di Giovanni per investire in un'analisi la sua realtà di tutti i giorni, cioè il mondo contadino e la sua crisi. In Umbria esiste una situazione tipica che secondo noi sta alla base di molta patologia. Esiste questo fenomeno di spopolamento dell'alta campagna, dei contadini che abitavano in zone di alta collina e che sono scesi sempre più in basso. Allora gli ultimi che rimangono chiaramente rimangono completamente isolati. Che problemi aveva suo fratello? Poi sentiva solo e quando arrivava la domenica non sapevo dove passare una parola con una persona, con uno, con l'altro, si trovava solo. E allora qualche volta mi veniva ad accompagnarsi con un goccino di vino e con quello si passava la serata. Ma se no, io adesso ho rimesso insieme a me. Io posso ringraziare a quelli che mi hanno aiutato buon po' comunque. Con Rodolfo? No. Questa è uno... Come? Cioè? C'è tutto. Rodolfo? No, quello che io ti so tutto, ma vuol dire che mi ho collisato, io aiuto. Come? È stato il manicomio. Stato... Non ho capito. Il manicomio. Lo dica qui. Non capito? No. È stato... Ah, vuol dire che sono stato all'ospedale. Sì, è stato all'ospedale. Vuol dire che sono stato... Come? Sta male? Perché? Lui... No, è sempre in grano. Sono messo bene. Come? Ve lo dico, sono stato io 5-6 volte all'Agostini. A noi ci ha detto che lavora qui. No. Senta Rodolfo, ma lei piace stare in campagna? Ma noi siamo nati in campagna, siamo fatti sempre il contadino, sempre lavorato sempre sul terreno. Adesso perché non state più in campagna? E ci siamo sempre. Sì, però la sua casa non è più in campagna. Come no? È finito per la prima volta al manicomio quando hanno lasciato il potere i fratelli. Non lo voleva lasciare, cominciò a contestare e fu portato al manicomio. Poi si stabilì col fratello lì a Chiandassina, continuò a coltivare, no? Però è chiaro che inizialmente non avendo un terreno proprio e non conoscendo i confini bene, se sbagliavano e finiva al di fuori di quello che era, diciamo, proprietà di nessuno, no? Ogni volta che sbagliava portava al manicomio. E allora i miei fratelli hanno lasciato il potere. Per me io ci stavo sempre. Loro l'hanno avuto loro, che non sa fa più, l'hanno avuto lascia loro. Se ancora io mi dava piacere stare sempre tu. Ciò che a noi sembra follia, no, per lui, no, ho visto sotto uno aspetto, è la norma, la continuità della sua vita. Per una serie di cause Giovanni era stato escluso dal paese, praticamente era stato già etichettato malato, emarginato e gettato fuori.
L'esclusione in parte non rimane, nonostante i colloqui, i nostri incontri con tutto il paese, ma perlomeno lui è là in mezzo e ripropone continuamente il suo problema. Lei lo conosce? Sì, il mio parrocchiano. Che cosa gli era successo? Perché si è ammalato? Si è ammalato Ballini, no? Sono cose troppo delicate, non rispondo. Io ho sentito che Giovanni le ha forato le gomme dell'automobile. Non rispondo. L'hanno fatta ricoverare per via di questa storia delle gomme? Sì, mai sì. Il 53-54, sì. Mi lamento bene ora. E a che cos'era successo? Tanto, mi lamento bene il giro. Che cos'era successo? Niente. Venga qui al seno, scusi. Per quale motivo il Ballini le avrebbe forato le gomme dell'automobile? Dai. Torniamo sempre al solito argomento. Non lo so. No, ma... Cioè, aveva dei rancori... Prima di tutto non so se sia stato lui, ripeto. E poi quali sia... E tantomeno so quale sia stato il motivo. Non mi faccia arrabbiare, scusi, abbia pazienza. Senta... Non so. No, ma io non è che... Non era una domanda cattiva che le facevo. Non mi... Senta, padre, un'altra cosa. C'è stata una storia con la donna? No, sì, ma quella lì... Io non ci ho mai parlato. Ma lei corteggiava una donna? No. Giovanni sta bene, non, del male non l'ha fatto mai a nessuno. Ha quei momenti di crisi, ma non è che dà fastidio, non è che insomma... Ma per quale motivo non avete molta voglia di parlare di Giovanni? Perché? L'avevano rinchiuso in un castello, io ero qui. L'avevano rinchiuso in un castello chi? Certo Ruscini, è vero, da lì ha avviato a deviarsi e a tornare. Cioè, avevano rinchiuso in un castello Giovanni? Sì, sì. Perché? Per affari politici. La storia di Giovanni in quel mondo, insomma, e chiusero quella volta là su sto affare comunque. Ma perché l'hanno chiuso? Ma io so che... Non c'entrava una donna? Sì, forse di mezzo so che c'era una ragazza e dopo lui ci andava un po' di volte lì in casa, a un certo punto si vede che... Ma non c'era anche una storia di una donna? Oh, ma che donne di Cristo! Noi non lo sappiamo. Ma dove andiamo a stare di casa più? Io ho sentito dire che c'era una storia di una donna. No, non c'è niente io. Lui era giovanotto, se sarà innamorato di qualche donna, ma io questo non lo so. Lei conosce il prete? Lo conosco, sì. Ma è vero che faceva delle prediche contro Giovanni? Ma io alla messa ci vado anche poco, ma comunque io non l'ho sentito. Questo è frutto di allucinazione, perché io non offendo nessuno quando predico. Ma che tipo è il prete? Un po' nervoso? No, tipo così, nervoso di un po', qualche volta fa qualche sbocciarata. Noi siamo alla berlina di tutti gli altri parroci, scusi. Se vogliamo fare il nostro dovere, ammette lei che un padre non richiama i propri figli? Ammette lei che il prete non sia oltre che maestro, sia anche medico? Fra tanti gli uffici che gli sono stati disgraziatamente assegnati? Ci capiamo o non ci capiamo? Certo, cioè, di conseguenza lei, come suo dovere proprio di parroco, doveva anche segnalare quei casi in cui una persona... Ma no, non è questione di segnalare, non lo so. Io penso, anzi, vorrei dire, ho la certezza matematica che quello squilibrio che è venuto a lui, poveretto, è conseguenza delle ferite riportate in tempo di guerra. Ecco, ma che tipo di squilibrio? Non da medico, da persona normale. Cioè, che cosa faceva Ballini? Dicevo delle mosse, dicevo delle parole sconclusionate, come uno che è sotto l'incubo, non so, l'effetto di una malattia. Sì. Ma lei crede negli amici? Sa com'è. Credo, ma... ci credo. Thank you.
Io adesso riporto qui l'esperienza concreta del comune di Città di Castello, in modo tale che possa essere questa esemplificazione, molo, semmai per individuare altri contenuti e altri indirizzi. Ebbene, il comune di Città di Castello ha compiuto tutte le tappe, potremmo dire, di questa strategia a livello del territorio. C'è stata la chiusura del befotrofio subito nel 1970, sono state le chiusure delle scuole differenziali all'interno delle quali agivano i cosiddetti bambini handicappati o difficili, tra virgolette, per poi inserirli progressivamente all'interno della scuola normale. È stata chiusa la sezione manicomiale alcuni mesi fa, dopo che è andata avanti per anni il dibattito all'interno della popolazione. Altre realizzazioni estremamente concrete da cui si può partire per esemplificare: la costituzione di una comunità familiare per oligofrenici. Vedete il gruppo famiglia? Famiglia, nelle quartiere nuovo di Montedoro a Città di Castello. Cos'è il gruppo famiglia? Me lo il dica gruppo lei. Famiglia è, sono 8 bambini handicappati, oligofrenici, mongoloidi, eccetera, che vivono nella comunità familiare, svolgendo diverse attività durante l'arco della giornata, guidati dal CIMBE e da un'equipe psicopedagogica che... Qual è la funzione, del gruppo famiglia? Per quanto riguarda questo gruppo famiglia dei bambini, fondamentalmente la funzione è rispondere a dei bisogni. Un bisogno, diciamo, che è della famiglia. Ecco, io ho il bambino oligofrenico grave a casa che non ce la faccio più a reggere. La scuola dice: io il bambino handicappato grave non posso tenerlo perché questo mi fa saltare tutto il programma ministeriale, poi non ce la faccio. Quindi rispondere a un bisogno della scuola. Il problema sarebbe però che bisognerebbe rispondere anche al bisogno del bambino, no? Qual è il bisogno del bambino? Il bambino noi crediamo che è fondamentalmente quello di non essere nascosto. Se noi prendiamo la storia di questi bambini handicappati, è una storia di segregazione, di nascondino direi, no? Cioè vengono sempre tenuti dietro, mai fatti vedere. Noi abbiamo detto che il bisogno del bambino è essere riproposto, come tutti i bambini, al centro della realtà, al centro della comunità e di fruire della realtà. Nessuna barba di medico o di specialista o di pediatra potrà mai risolvere il problema di un bambino handicappato. Solo gli altri bambini, le altre persone, quindi la collettività, potranno far sì che il bambino handicappato esprima il suo livello d'autonomia. I nostri bambini la sera ritornano a casa con i genitori, hanno una vita normale, vanno a spasso per le strade, hanno delle esperienze di quartiere costruttive e vivono la vita che tutti noi vive, giusto, che dobbiamo vivere. Ma qui faccio il disegno. Fai disegni e poi? E poi... Ti diverti qui o no? Sì, mi diverto, sì. Lavoro anche sull'orto. Non a caso questi ragazzi frequentano una scuola operaia per poter imparare un mestiere e quindi inserirsi nella collettività. E comunque il discorso più importante è questo, che chiaramente mettiamo una barriera e chiudiamo completamente quella che era la prospettiva passata per questi ragazzi, cioè il discorso dell'internamento e il discorso del manicomio. Bellava tutti, tirava i sassi, era un bambino che non lo stava fermo. È vero? Ora vai. No, ma una volta dicevo. Una volta, sì. Cioè, cosa facevi? Ho rotto il vetro della stanzina. Cosa? Tirati via di tua bocca che ti sento meglio. Ho rotto il vetro della stanzina. Dello studio di là, dove giocava. Dove giocavo tante volte di qui, cazzo. Sti vetri. Rompere un vetro capita a tutti, no? No, ma per nervi, questa questione qui, no? Ti ricordi però quando ti sei ferito? Sì. Quanti punti ti avevano dato? 8. Per me è normale, ma qualcosina penso che mancherà. Qualcosina sì. Che cosa? Ma anche se ferma un po', anche così qualche volta sta fermo. Si incanta. Ti canti? Sì, fa così con le dita, così si mette. Quando faccio la terza media, metto e vado a lavorare al mio zio per
per fare il meccanico. Perché tuo zio fa il meccanico? Sì. Ma ti intendi già di motori? Non parlerò. A che età era sui pericoloso? 3 anni. Era già pericoloso. A 3 anni come faceva a essere pericoloso? Altro che piangi, altro che piangi. Altro che collandino. Sì, ma non vuol dire essere pericoloso piangere. Non era pericoloso, ma... Sarebbe poco. Dopo poi... da lei. Cioè, mi dica lei, a 3 anni che cosa aveva? Piangeva, altro che piangere, non si reggeva ritto che camminava poco. Parlava meno. Ti chiudevi sul bagno, ti ricordi, Guillermo? Buttavi tutta la roba fuori di sotto, buttavi. Vero, Guillermo? Boh. Tu sì. Che ti ricordi di quel periodo? Dillo che ti ricordi. Su. Niente. Come, qualche ricordo? Menavi al babbo, la mamma e la sorella, ti ricordi? Come? Mi menava, a tempo dei bracci gonfi, la faccia, a graffie, zampate. Io avevo sempre la gamba morata, altre zampate. La, più come lavora con me, con la sorella, con Lumena. Sempre come con la sorella. Cioè, tu picchiavi tua madre e tua sorella? Beh, dillo ci davi le zampate. Io non me la ricordo. Vabbè, ma non c'è nessun problema, sai, può... Tu dillo, no? Può essere... Sì, qualcosa dici, ma perché te menavo io? No, ma niente, ma non è vero. Niente, niente al dottore cosa ti dici. Mi dispiace di queste cose. Mi dispiace. Non è vero, Villè, non è vero. Coccone, perché piangi? E tanto, e così vengo a vanno al più vicino garage a far l'arcomida. E allora gliele devo arcomida un poco tempo. Ma mi ha già fatto caso che c'era la nebbia. Ma guarda. Barbiere! Oh, fretta, mi volete fare la barba? Non c'è fretta, se il cappuccino, se il caffè scatta non c'ho colpa mio che io. Ma voi altri siete sempre un po' lento, allora dovrò andare, arrivederci. Barbiere! Far Pippo, ci avete un tapone da quell'altro qua e da quell'altro no. Che? Una guancia a tutti insaponati in altro no. Adesso ora da sto barbiere. Ma barbiere, ma avete lasciato con la guancia, tutte insaponate in andorò. Comunque lui era, è venuto da noi con alcuni problemi, alcuni comportamenti direi che non rientravano nella normalità. Però penso, il fatto positivo è stato questo, ecco, che nella scuola lui è stato considerato un bambino normale e quindi come tale è stato, direi, inserito nelle varie attività. Piano piano ci siamo riusciti, adesso Guillermo sta quieto, buono, segue per quanto può. Come problemi di disciplina, di comportamento non ce l'ha più. Noi l'abbiamo accolto qui che veniva da una scuola speciale, dove era rimasto 2 o 3 anni, adesso di preciso non è che ci interessa. Sapeva fare soltanto un disegno, coinvolgendolo nell'attività di classe, nell'attività di gruppo, abbiamo anche recuperato sul piano strumentale. Attualmente è fra quinta classe, certo non è al livello di un bambino di quinta, però ecco, ha acquisito la capacità di leggere, di scrivere. Tutto questo cosa dimostra? Ma io credo che fondamentalmente dimostra che la scuola funziona in questo caso. Cioè io credo che la scuola si è posta un obiettivo con Guillermo, no? Era l'obiettivo di costruire un uomo, no? E ci sta riuscendo in pieno. Non di costruire un bravo scolaro, l'ha detto molto bene il direttore e la maestra, ma di dare a Guillermo, come a tutti gli altri bambini qui, le possibilità per sviluppare la propria personalità, al di là di modelli precostituiti. Ah, oppa! Fai un quadrato, un po' adesso. Quando è cominciata la malattia di tua figlia? Verso i 2 anni. Che tipo di malattia? È l'autismo. Che cosa vuol dire autismo? Ecco, cioè era un... Adesso io non so spiegarle, guardi. Faceva delle cose meccanicamente, cioè un po' senza pensarle. Sentiamo quella del Mici, Michele. No. No. Quale vuoi sentire? Porco Dio! Quale? L'autismo infantile precoce è una sindrome psichiatrica e riguarda la situazione di bambini i quali, pur avendo avuto una nascita normale,
un inizio di evoluzione normale, ad un certo momento questo processo evolutivo si è bloccato e si verifica in essi una drammatica regressione e un rinchiudersi in se stessi. Bettelheim, con una formula molto pregnante, chiama la situazione di questi bambini come quella di fortezze vuote. Alcuni cominciavano a consigliare l'istituto a me. Alcuni medici consigliavano l'istituto? Sì, alcuni sì. E dicevano che non c'era altra prospettiva, insomma. Insomma, per me era come la morte. E ci siamo rivolti qui al dottor Brutti. Al dottor Brutti del CIN? Al dottor Brutti del CIN di San Sisto, sì. Ha fatto di tutto, insomma. E lei, insomma, si è aperta piano piano, ha lasciato quel mondo chiuso, quel mondo che per lei era... era diffidente in tutto, no? Come cura Fabiola? Vediamo Fabiola 3 volte alla settimana per una seduta psicoterapica, secondo criteri psicoanalitici. Inoltre abbiamo via via cercato di mettere Fabiola in un ambiente di ragazzi normali della sua età. Abbiamo tentato un inserimento prima in una scuola dell'infanzia e successivamente in una scuola elementare. Oddio! Si sente. Fabiola questa? Dove è andata? In cerca. Siccome ha riconosciuto la macchina. Ha riconosciuto la macchina? Sì, perché non l'ho accompagnata io, ma... Ho riconosciuto la macchina, apposta mi cerca, ho capito che ci sono. Sì. La voglia di casa con sì, lei. Con me. Come si caratterizza l'attività del CIN di San Sisto? Facciamo un ambulatorio per l'infanzia, un ambulatorio per gli adulti. E gli operatori, non è che ci sia una netta distinzione tra gli operatori che si occupano dell'infanzia e degli adulti, il lavoro è coordinato. Ci sono delle situazioni che in genere vengono prese a carico da 2 o più operatori e vengono seguite con continuità, o ambulatoriamente o attraverso delle visite domiciliari. Poi c'è un'attività che si può definire un'attività esterna, che sono i collegamenti con le scuole elementari, soprattutto con le scuole materne comunali e asili nido della zona di nostra competenza, il collegamento con il consiglio di quartiere, con i consigli di fabbrica della zona, anche se questi sono stati contatti sporadici. Perché? Cioè abbiamo avuto contatti negli anni precedenti, la situazione economica e politica di quel momento era difficile per le fabbriche, almeno questa è stata la valutazione dei consigli di fabbrica, per cui una nostra così dichiarata disponibilità al lavoro all'interno delle fabbriche così non ha trovato un seguito. Io penso... tutto sommato che sono delle punte di movimento senza dubbio sensibili al problema della salute. È chiaro che in questo momento, in questa situazione, per esempio qui a Perugia, a San Sisto, la Perugina, è un discorso un po' difficile. Ci hanno un problema ben più grosso, ben più pressante, che è quello dell'occupazione. Però noi pensiamo che le due cose siano strettamente legate. Cioè io penso che tutto il problema della salute dovrebbe essere affrontato dalla classe operaia organizzata in termini chiari. Cioè, come prospettiva, gestione operaia della salute, sia essa salute mentale, sia essa salute fisica, perché qui in queste fabbriche, in altre fabbriche, si perde sia la salute fisica, sia anche la salute. Ex brefotrofio. Sì, l'ex brefotrofio di Perugia, dall'anno scorso, praticamente a gennaio, è stato chiuso la sera, i bambini vengono rimandati alle 7 tutti presso le famiglie, i bambini abbandonati sono stati adottati. E i bambini, i ragazzi e madri ripresi a casa dalle madri stesse, quindi arrivano la mattina alle 8.30, escono dalle 3.30 alle 6.30. Cioè praticamente sono stati tutti reinseriti nelle famiglie? Sì, tutti reinseriti, o adottati oppure ripresi alle madri. Di conseguenza non esiste più l'istituzione? Non è più un'istituzione perché adesso questa è stata aperta a tutta la città, no? Quei bambini che frequentano, poveri, bisognosi, vengono messi bambini di tutti i ceti sociali. E quindi una scuola materna, un centro per l'infanzia uguale a tutti gli altri, insomma non c'è più distinzione. Patrizia è stata a San Carlo per molti anni? Ci sono nata. Ci sei nata? Sì. E ci sono restata fino a 16 anni.
farti riconoscere. Beh, per motivi familiari, diciamo così. Senti, adesso stai in questo appartamento nella sede del CIM. Sì. E come ci stai? Ma abbastanza bene, credevo peggio. Perché? Beh, perché, sa, no, un centro di igiene mentale, chissà, no, la gente che mi vede entrare, sa che pensano, no? Mentre io mi trovo bene. Cioè, avevi paura che pensassero che tu fossi sì, matta? Sì, pensassero che io ero matta, che stavo lì, no? Invece no, è una opinione tutta sbagliata, io sono sana di mente. Patrizia era una ragazza che aveva dei grossi problemi, infatti è figlia di madre nubile, era stata scarsamente accettata dalla madre, era stata per lunghi anni in istituti di assistenza e quando a un certo punto ha presentato dei problemi di disadattamento, cominciava a avere degli sbandamenti, ci si è posto il problema della sua rieducazione. A quel punto diremmo l'unica alternativa, proprio mancando una famiglia su cui essa potesse far conto, l'unica alternativa che noi avevamo era quella della cassa dell'educazione. E allora dopo un breve periodo di osservazione abbiamo ricercato la collaborazione del Centro di Igiene Mentale di Spoleto. La nostra linea è quella di cercare nei minor casi possibili di inviare ragazzi disadattati in casa dell'educazione, perché ci rendiamo conto che la casa dell'educazione è un istituto che molto spesso non serve a poter rieducare, ma anzi molto spesso aggrava i problemi dei ragazzi. Speriamo che prima possibile questo affidamento al centro di igiene mentale termini e che Patrizia possa inserirsi pienamente nella vita sociale, nel senso di trovare un lavoro, nel senso di prendere la sua strada, strada che ormai deve prendere perché ormai diciamo sta quasi per raggiungere l'età adulta. Cioè mi pare che il processo di apertura del manicomio e di superamento del manicomio ha investito gli altri istituti segreganti, cioè che escludono dalla società, come l'ospizio, il brefotofrio, ho preso una papera ma mi perdonate, avete capito di cosa parlo, le classi differenziali o altri istituti simili. C'è una signora che chiede dove andranno i 300 che sono ancora ricoverati. Sì, volevo chiedere appunto che cosa si pensa di fare per i malati che sono rimasti chiusi negli altri. Io frequento di tanto in tanto il reparto Santi dove è rinchiusa un'amica e vedo che ho l'impressione insomma che almeno per ora si faccia ben poco. Mi dicono che manca personale, mancano mezzi e vedo che quei malati sono così, lasciati così come sono. Le 350 persone che stanno qui dentro e che noi non possiamo dimettere non perché avvaliamo il loro internamento, cioè oggi non ci sono più presso l'ospedale psichiatrico di Perugia degli psichiatri che avvallano il criterio della pericolosità, ma ci si scontra con leggi sociali che sono le leggi della produzione, sono le leggi che regolano i rapporti di produzione, rimangono dentro perché sono queste leggi ferree contro le quali non si può. Non abbiamo noi la forza come psichiatri di poterle contrastare e reagire. Ed è un problema eminentemente politico. Quello che noi abbiamo potuto fare è stato semplicemente quello di trasformare dei soggetti anonimi in soggetti che devono diventare protagonisti di una realtà politica nuova. E quindi qual è il problema? Qual è il problema che relega questi 350 soggetti all'interno dell'ospedale psichiatrico? Sono i bilanci dei comuni. Comuni che non riescono nemmeno a pagare il proprio personale, come possono supplire alle grosse carenze che ha il governo in questo settore? Carenze sul piano delle pensioni, carenze su tutte quelle strutture che viceversa dovrebbero rispondere ai bisogni, ma non solo di coloro che sono dentro l'ospedale psichiatrico. Il discorso è venuto fuori nella nostra assemblea è che il problema della lotta contro l'istituzione manicomiale non passa se non si realizza una rete sul territorio, se non si realizza un rapporto con le popolazioni, con i stati, con i consigli di quartiere, con i consigli di fabbrica, se cioè questo discorso rimane un discorso settoriale. Noi supereremo le cause principali di malattia solo quando noi cambieremo la qualità della vita.
Cambiare la qualità della vita non è un fatto di propaganda, è un fatto di organizzazione del modo di vivere, di una rete di servizi, di una coscienza più elevata. Potremmo porci il problema perché in certi luoghi diminuisce lo sviluppo della malattia mentale e perché in altri non diminuisce. Cosa vuol dire la disgregazione? Cosa vuol dire l'urbanizzazione, la condizione dell'immigrato? Tutta una serie di cose che vanno affrontate. Però non illudiamoci, quando noi andiamo a rompere le basi stesse della malattia, quando noi andiamo a intervenire nella fabbrica per cambiare il modo di lavoro nella fabbrica, quando noi andiamo a intervenire nella scuola per cambiare il modo di funzionamento della scuola, quando noi tocchiamo l'istituto familiare, non troveremo i consensi che noi troviamo nel parlare bene dei malati mentali e nell'avviare una politica settoriale psichiatrica. A quel punto gli scontri si riproporranno, perché cambiare la qualità del lavoro e della vita nella fabbrica implica grosse questioni, implicano posizioni sindacali, implica la lotta di classe, e a questo punto si riaprirà il dibattito che sembra assopito. E noi potremo portare avanti questa unità, questa alleanza, solo se noi riusciremo a costruirla su una serie di lotte e su una serie di iniziative estremamente concrete per impedire che il dibattito diventi puramente ideologico e per costringere quelli che sono a favore e quelli che non sono a favore a misurarsi sulle situazioni concrete in cui la lotta va avanti. Ho capito. Va bene, ora mando giù subito due operatori. Va bene, buongiorno signora. Chi era? Tocca mandare giù la mamma di Marco, di quel bambino di prima che sfasciava il negozio. Cos'è, il bambino o un ragazzo? È un ragazzo, anni sempre, quello di prima. Sta continuando, quindi l'agitazione aumenta, bisognerà mandare giù. Ecco, voi come provvedete, cioè, ora? Un infermiere o due infermieri vanno là e cercano appunto di parlare con questo ragazzo, di calmarlo e di capire un po' perché è successo questo. Sono già andati? Sì, credo di sì. E vanno con la camicia di forza? No, assolutamente. Anche se uno è in uno stato di agitazione particolarmente violenta? Io penso che si può, diciamo, sdrammatizzare benissimo una situazione di questo tipo anche senza camicia di forza. Sempre possibile? Certo. Cioè la camicia di forza serve per praticamente scaricare il lavoro, cioè è molto più facile tenere buona una persona incarcerandola in questo strumento terribile piuttosto che magari parlarci o fermo per un braccio, e è più che sufficiente. Mi sono incavolato totalmente che... Perché? Che mi sono preso a pugni io stamattina, no, mi sono preso, guardi, mi sono conciato. Questa mattina avevo... Mi ha avuto una piccola crisi. Una grossa crisi. Ma grossa, penso che come stamattina poche altre volte l'ho avuta. Cioè nel negozio? Nel negozio, sì. Nel suo negozio? Nel mio negozio. Purtroppo io so il caso basilare. C'è il caso basilare del cibo? Purtroppo, sì. Ma che dice Macellari su questo? È vero. Il caso basilare, io direi, sì, uno dei, sì, 3.500 casi che noi stiamo seguendo. Dei 3.500, io insomma sarei il primo io sono il primo della serie, via sono. No. Qui del CIEM, ma ho bisogno anche
non soltanto per fare amore, eccetera, eccetera, ho bisogno di una ragazzina che sia pronta a affrontare i miei problemi. Marco ha avuto un trauma da forcipe quando è nato, ma non è questo che spiega la condizione di Marco. La condizione di Marco viene spiegata e dalla sua storia e dalla sua condizione attuale. Lui quando andava il primo anno alle elementari, per dire anche quanto tempo è che lui è escluso, venne accusato di divertirsi a intasare i gabinetti con i cappotti dei compagni e fu sospeso e non fu più voluto a scuola per questo. Dopo che lui era a casa, si scoprì che era un altro che si divertiva a fare questo gioco. In questo caso c'è una responsabilità oggettiva, no? Della scuola che ha escluso. In altri casi c'è una responsabilità oggettiva di altre istituzioni che escludono. Anche per Marco il bere è tollerare una condizione altrimenti intollerabile, che è sempre una condizione di esclusione. Ecco, Marco il giorno dopo. Ora va meglio, no? Sì. Ieri sono messo tanto che ho fatto un po' di casino. Un po' di casino ieri? Sì, parecchio. Comunque oggi sto meglio e credo che oggi non ci sia più bisogno, credo, di niente. Perché... Cosa vuol dire? Che i tuoi problemi sono risolti? Oddio, del tutto, no, comunque una parte almeno credo. E lei... Beh, una parola oggi. I problemi non sono assolutamente risolti, questo è chiaro. E Marco comunque si trova in un'altra situazione, in un altro stato d'animo che... aperto di dire ciò. I problemi rimangono, speriamo che possano essere... sempre più compresi da tutti gli altri e questo è importante, questo no? È importante, sì, ecco, che gli altri comprendano e prendano Marco come deve essere preso, perché in fondo è un ragazzo normalissimo. Ecco, a proposito degli altri, cioè dell'atteggiamento degli altri nei confronti di Marco. Beh, basterebbe che fosse un pochino capito di più. Essere ben disposto a riprendere, diciamo sotto l'ala Marco, no? Per dire, cercare di aiutarlo, ma però che debba essere soltanto io mi sembra una cosa un po'... No, non deve essere solo lei, non deve, proprio questo non ecco deve appunto, essere. Voglio dire, io posso dire, beh, potrò, diciamo, riprendere in un certo qual senso le modi e i sistemi che facevo prima con lui, no? Cioè, diciamo... aiutandolo per quello che potevo, naturalmente, no? Accettare anche i fastidi eventuali. Bisogna vedere di che misura, intendiamoci bene, io voglio essere anche a questo livello, perché se poi dopo i fastidi sono fastidi che possono nuocere per qualsiasi, in ogni situazione, lei capisce, io ho un negozio, no? E a un certo momento che mi entra dentro il negozio, quando c'hanno dei clienti e mi si mette a bestemmiare file di bestemmie irripetibili, è chiaro che io lo devo prendere e sbattono fuori dalla porta con i modi bruschi, insomma, il discorso è questo. Quindi a un certo momento dare una mano sì, ma tu bisogna vedere anche il suo comportamento, perché sennò allora io non sono un psicologo, tra l'altro, e poi diciamo a un certo momento non è il mio figliolo. Se lei avesse un figlio così come si comporterebbe? Beh, non lo prenderei per il braccio, se non bastasse anche una bella fila di schiaffoni. Sta parlando di te qui, Infatti a sedere vicino a Ciappi, tra Ciappi e...
mangiato? Allora. Secondo lei, lì nella zona, no? Come lo considerano? No, nella zona in linea di massima gli vogliono bene e cercano sempre una scusante, nel modo più assoluto. Oddio, dopo quando è un po' nervoso, a volte non so, possono essere anche un pochino alterati per le cose proprie, possono reagire in maniera più brusca. Me l'hanno detto, insomma, come la penso. Come la penso? Nei tuoi confronti. Ma un po' la prendono con te, un po' la prendono con i tuoi, un po' la prendono anche con noi. Noi come centro di igiene mentale, no? Come mai però è stato detto che i vicini avrebbero consigliato alla famiglia di mettere Marco da qualche parte? Da qualche parte ricoverato? Sì, cioè di rinchiuderlo. Perché pensano che possa, insomma, domani dare un dispiacere un po' forte. Ha capito? Sono stufato questo. Io non affermo quel che dicono i vicini, cioè che non affermo. Oddio, almeno per il momento che io sia rinchiuso da qualche parte, perché io stesso non mi giudico un essere d'essere rinchiuso, insomma. Che puoi insegnare qualcuno a bere, questo è l'unico pericolo. Come? L'unico pericolo può essere che puoi insegnare a qualcuno a bere. Marco beve perché è solo, Marco fa confusione perché è solo, e allora siccome è solo lo mandiamo in un posto dove è ancora più solo. No? L'istituto è questo. Non si è più soli da nessuna parte che non dentro quegli istituti. Forse lui ci potrebbe dire quello che possiamo fare per lui. Non noi solo, tanto noi come ci, no? Cioè noi, ma vedi, cioè i tuoi vicini, i tuoi genitori, no? Marco, la pellicola corta, dai. Io non so proprio quel che di adesso, quel che rispondo. C'è un problema? No. Ci vuoi pensare? L'importante è che noi diamo il tempo di pensarci. Il tempo di pensarci glielo possiamo dare solo se lui continua a vivere nella realtà. No? E se questo discorso, come dicevi tu, si allarga, cioè prima era un discorso solamente della famiglia, poi è un discorso con noi, adesso diventa anche un discorso del quartiere, no? Tutta una loro parte in questo discorso. E Marco continua ad essere garantito del fatto che non finirà nell'istituto. Rimarrà lì e lì troverà forse la risposta alla domanda che si faceva, cioè che cosa dobbiamo fare. No? Cioè, se fosse stato all'ospedale, l'unica cosa che poteva dire è voglio mangiare meglio, oppure voglio uscire, o voglio vestiti migliori. No? E invece lì, quello che dirà o quello che chiederà sarà l'espressione di quello che veramente vuole. Marco, insomma, ce la fai? Thank you.